Ciao a tutti ragazzi, sono Gimet e bentornati su Terraria. Come vedete mi stanno invadendo i pirati, mi hanno pure ucciso. Comunque, prima di tutto voglio scusarmi per la mia inattività sul canale, ma ho avuto dei problemi, non ho potuto fare i video. Inoltre doveva uscire ieri questo video, ho provato a registrare, purtroppo il tentativo è andato fallito. Non sto neanche a dirvi per cosa, e quindi ci ho perso un pochettino di registrazione, ma giusto un po'. Diciamo che stavo parlando come ora e stavo sconfiggendo questi pirati, non ho fatto altro per fortuna. Comunque ragazzi, ora sconfiggiamo i pirati, poi vi dico cosa ho intenzione di fare oggi, cosa ho già programmato, cosa ho fatto anche nel mondo. Oddio, non spawna più la nave gigante, sarebbe stato figo. Oddio, questo è il pirata cattivo. Mi stanno sparando contro. Ho craftato dei proiettili di clorofite, molto utili nella giungla, perché ci aiutano molto contro i mob che si spostano velocemente, che non riusciamo mai a colpirli con lo yo-yo. Comunque mi hanno di nuovo ucciso, ma tanto è al 99% e ora la finiamo di uccidere. Oddio ragazzi, sono le 9 di mattina, io sto registrando a quest'ora, io sono molto addormentato ora. Fantastico. Ok, the pirates have been defeated. Il mio inglese è mongolo. Davvero, davvero lezzo il mio inglese. Ok ragazzi, la musica dei pirati è davvero figa. È davvero bella. La userò per qualche montage strano che magari farò in futuro, però minchia quanto è figa. Comunque, come potete vedere, ho fatto l'arena per Plantera, il bulbo di Plantera è qui. Sono stato molto attento a non distruggere pure il bulbo, questo è un blocco. Boh, vabbè. Comunque, è fatta in questo modo con delle platform verticali perché non useremo le ali. Le ali le ho messe solamente ora. Useremo questo setup con lo Star Veil che ora crafteremo. Prima craftiamo lo Star Veil, poi vi spiego bene come ho impostato questo setup. Star Veil, eccoti qua. Ti prego, dimmi che non costi troppo. Warding. Ok, va bene, primo tentativo, fantastico. Ok. Niente. Perfetto. Comunque, allora, il setup che sto usando è molto molto difensivo. Abbiamo la Titanium Armor, che quindi ci dà l'abilità Shadow Dodge, che mi stupisco ancora di quanto sia forte, è davvero una cosa assurda. Con Worm Scarf, ovviamente, questo che riduce del 17% i danni, e anche Star Veil, che ovviamente ha anche la proprietà del Cross Necklace, che ci permette di aumentare il nostro periodo di invincibilità. Allora, quindi dobbiamo sconfiggere Plantera. Ragazzi, non stiamo più cazzeggiando come abbiamo fatto con i boss meccanici. Ora c'è davvero un boss forte. Uno che davvero ci darà del filo da torcere. Perché lì sotto ci sono, oltre al boss che fa tanto danno, i mob. Ragazzi, i trap, non mi ricordo come si chiamano, comunque quelle piante che si allungano fanno dai 200 ai 300 danni e fanno molto male. Anche le tartarughe fanno un grosso danno, quindi dobbiamo stare molto attenti, molto molto attenti. Comunque, togliamoci queste cose dall'inventario. Ammazziamo questa. Le pozioni sono queste. Allora, Regen, Swiftness, Iron Skin, ormai come sempre. Magic Power, vi chiederete perché, è per la Nimbus Rod, quindi aggiunge danno anche alla Nimbus Rod. Poi abbiamo anche la Endurance Potion, la Wrath Potion, che ormai sapete già cosa fanno. E il Fo, che aumenta la rigenerazione. Vi ricordo che l'arena è già buffata. Comunque, ora dirigiamoci nella giungla. Vi faccio vedere anche un po' come è fatta l'arena. Ah, sì, ragazzi, l'abilità dello Star Veil è anche quella di far cadere le stelle dal cielo quando vengo colpito. Fantastico. Aggiunge un po' di danno, anche se non troppo. Ok. No, 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 no. Madonna. Fanno un danno assurdo. No, no. Wow, bastardo, mi ha beccato.
Comunque, ora dobbiamo recuperare vita. Beh, in teoria po possiamo mangiare anche il fo in questo momento, in quanto dura 15 minuti, cavolo. Oh, oddio, devo evocare quel. Ma quando è spuntato quello? Cioè, non posso stare tranquillo 2 secondi. Ecco. Madonna, quanti ne spawnano, ragazzi. Sarà un casino. Sarà un casino, sarà un casino. Ok ragazzi, no, ma siete pazzi. Debuff Broken Armor. No, la difesa a metà. 37. Che pazzi che siete, madonna, che pazzi. Mob pazzi. Davvero, questo debuff è assurdo, cavolo. Che palle. Cosa ci fanno i The Twins lì? Oddio. No, ragazzi. Non ne ho proprio voglia di aspettare, ma dai. Starò qua per 5 minuti. Così almeno. Vabbè, 5 minuti, no, 3 minuti. Almeno mi si toglie questo Broken Armor. Dovrebbe esserci l'oggetto per l'immunità. Così me lo metto un attimo. Lo tolgo e mi toglie il debuff. Sarebbe figo, però non ce l'ho ora. Ok, ragazzi, 50 secondi. Comunque, ne approfitto per salutare Riccardo Danna. Che ogni volta mi chiede: mi saluti in un video? Ok, va bene. Grazie di essere mio fan. Ti ringrazio davvero tantissimo per il tuo supporto. Comunque, mancano 30 secondi. Posso anche uscire da questa gabbia. Spero che non mi attacchino. Lo spero. Oddio. Perché vanno sempre lì? Vabbè, sì, dai. Per fortuna ci sono i nostri proiettili di clorofite che fanno il loro sporco lavoro. Eccolo, lo Yelez di nuovo. Che è uscito Yelez normale, ok. Il mio è Demonic, quindi vai a cagare. Oddio, una tartaruga. Uccidetela, uccidetela. Subito. Anche questa mossa mi preoccupa. Ok, ragazzi, siamo pronti. Spero, siamo pronti. Oddio, c'ho l'ansia, ragazzi. Buff. Evochiamo Plantera. Ok, vediamo da che parte arriva. Quello è un mosso, vuole ucciso. Deve essere ucciso. Anche giù. Da dove arrivi, Plantera? Eccoti qua, ciao. Cominciamo a combattere, ragazzi. Sembra all'inizio abbastanza lento. Mi toglie poca vita. Ok, cerchiamo di evitare anche i suoi cosi. Cavolo. Ok, sembra molto efficace questo. Oddio, 49 di danno. Sembra molto efficace i proiettili di clorofite. Il Mega Shark con proiettili di clorofite. Per favore, Plantera, abbi pietà di me. Quindi, wow. Vabbè. Sapete ragazzi che io uso le armi che mi capitano. Non uso per forza le armi giuste. Comunque, oddio, sta cominciando a sputare queste palle che fanno un botto di danno. Tra un po' credo di aver bisogno delle ali. Oddio, mi stavo dimenticando questa. Uno e due, va benissimo, messe. Oddio, i blocchi no. Cavolo, 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 cavolo. Quante ce n'è lì sotto? Per fortuna ho il. Madonna! Quanto corre! Quanto corre! Qua. Vabbè, pure la Blood Moon, aiuto, dai! Ok, l'abilità. Come vedete, ho schivato tutte quelle palle che c'erano lì sotto, grazie all'abilità. Mi sta salvando un casino. Io direi di sostituire subito le ali e volare. Basta. Troppo pericoloso, troppo pericoloso. Come vedete, volando posso stare anche qui. Debuff del miele non ce l'ho, il buff. Cavolo, cavolo, sali, sali, cavolo. Quanto danno, madonna. Ragazzi, oddio, ne ho schivate un paio. Ne ho schivate un paio. Si è trasformata, ok, ragazzi. Fuck. Brutta scema che non sei altro. Mio Dio. Mio Dio.
Oddio, non fa colpirla, non fa colpirla, cavolo. Mi ammazza, ragazzi, ne sono sicuro al 100%. No, 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 stupido Shield of Cthulhu. Ragazzi, non posso usare lo Shield of Cthulhu qua, in questo... Oddio, che stai morendo, dai, che stai morendo, dai, che stai morendo. Madonna. Madonna. No, 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 no. Quanto sei forte. No. Madonna, ragazzi, è troppo forte. Cavolo. Oddio. Vabbè, c'era anche la Blood Moon, cavolo. Oddio, ragazzi, Plantera è veramente forte. Però devo riuscire a batterlo, ovviamente. Cavolo. Forse devo lasciare il Warm Scarf, ragazzi. È troppo importante. Ragazzi, credo che ci riproveremo con la Turtle Armor. Però, a posto dello Shield of Cthulhu, che prima mi ha dato solo rogne, metteremo le ali. Voglio provare in questo modo. E vediamo come gira. Ragazzi, è spawnato poco fa un bulbo qui. Siccome io l'avevo trovato qui, ho scavato un tunnel per... vabbè, dai, non fa niente. Comunque, abbiamo la fortuna di averlo qui. Sfruttiamo l'occasione al meglio, comunque, ragazzi. Ho deciso di usare anche la life force che avevo nella chest. Così, per tankarci un po', perché fa davvero troppo danno. Poi... Allora... Non ho debuff. No, porca puttana. Ma non è possibile, però... Broken armor del cavolo. Allora, ragazzi, in teoria ora ce la dovremmo fare. In teoria. In pratica non lo so. Però... Vabbè, questo è un bug della Madonna, ragazzi. Però vabbè. Oddio, è già arrivata. Mo' Plantera è buggata. E fa il doppio del danno. Sarebbe brutto. Sarebbe molto brutto. Ora sono abbastanza sconcentrato. No, sto scherzando. Mi sto cercando di concentrarmi. Tanto che ho dimenticato le Nimbus Rod, che aggiungono un grande danno, ma io le dimentico. Vabbè, fa niente. Ok, ragazzi, la prima parte di Plantera è abbastanza facile. Non c'è, diciamo, problema, perché basta girargli attorno. La seconda parte, il secondo stadio, non fa girargli attorno, perché è talmente veloce che ci raggiunge tranquillamente. Quindi... Sarà figo, sarà figo. Speriamo che tu muoia. Ragazzi, vi giuro che non me la ricordavo così forte. 6 mesi senza fare un playthrough si fanno sentire, ragazzi. Ok, si è trasformata. Devi proprio morire male. Madonna, quanto sei veloce. Schifosa. Muori, 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 muori. Ok, 10.000 vita, va benissimo. 10.000 vita. Ragazzi, ora ce la facciamo. Sicuro. Cavolo, quanto è veloce ora, ragazzi. 5.000, 4.000. Muori. No, davvero. Ora easy, non ho usato neanche le pozioni. Dai, va benissimo. Muori, 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 muori. 1.400. Non ho usato le pozioni curative, intendevo. Ok, fa facilissimo, ragazzi. Il problema era l'armatura. Il problema era l'armatura, che aveva pochissima difesa. Peccato, avrei potuto risparmiarmi la morte usando subito questa armatura. Perché, ragazzi, non ho usato neanche pozioni curative. È stato davvero super, super easy. Ne ribattiamo anche un'altra. Intanto il bulbo è qua sotto. Sembra se non si è spostato, ma non credo. No.
Comunque è stato davvero molto facile. Ecco qua. Ciao Plantera. Vieni nell'arena della tua morte. Cavolo. Ho sbagliato. Perfetto. Qua è opportuno tappare. E ora possiamo cominciare la battaglia. Comunque ragazzi, anche con la Titanium ci sono arrivato molto vicino, vicino. Aveva, se non sbaglio, 4000 vita, che è davvero pochissimo. Insomma, un altro paio di secondi con lo yo-yo ed era morta, però faceva davvero tanto, tanto danno. Mi dispiace, Plantera. Morirai anche stavolta. Ok ragazzi, ora abbiamo sbloccato anche tutta la parte del dungeon, possiamo andare a farmare, possiamo prendere il Kraken, che è uno yo-yo più forte, oppure The Eye of Cthulhu, sempre molto molto forte. Veramente possiamo anche aprire il dungeon, il dungeon della giungla, e prendere le Solar Tablet per evocare la Solar Eclipse e farmare The Eye of Cthulhu. Comunque, davvero easy Plantera, davvero easy. Cavolo. Diecimila, 9000. Ora mi ha colpito. Muori, 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 muori. Quattromila. Tremila. Duemila. Mille. Oddio. Ok, perfetto, ragazzi. Morta anche stavolta. Fantastico. E abbiamo due treasure bag. Peccato ragazzi, potevo risparmiarmela con la morte. Non volevo morire. Ok, 3, 2, 1, boom, boom. Bello, mi piace questo drop. Abbiamo la Pygmy Staff, che è uscita Forceful. Sarebbe stato figo anche avere il Leaf Brawler, che è un'arma magica davvero figa. Abbiamo DX, che è figo. La Wasp Gun. E poi, ah sì, il Grenade Launcher. Spero che non mi spacca i blocchi, ma non credo. Non me lo ricordo, no, no. Sarebbe stato il colmo. Comunque, figo. Muori. Non è molto forte, però. Fa niente. Perfetto, ragazzi. Abbiamo distrutto Plantera. Ed è stata una figata. Mi sono divertito. E niente. Il problema prima era l'armatura. Peccato ragazzi, peccato. Peccato perché anche con la Titanium sarebbe stato figo batterla. Perfetto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così lasciate un like e commentate. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 100 like per l'uccisione di Plantera. Anche se purtroppo ci ha ammazzato la prima volta, ma dai, non fa niente, può capitare. D'altronde era da un bel po' che non mi uccideva un boss. Era da Skeletron, quindi non mi hanno praticamente mai ucciso. Quindi ragazzi, spero che il video sia piaciuto, se è così lasciate un like e commentate. Da Gmet è tutto, siamo al prossimo video e ciao a tutti!